Come investire in criptovalute? In questo video andremo a fare una guida approfondita, dettagliata per chi vuole, vorrebbe investire in criptovalute, ma adesso parte da zero. Il mondo delle criptovalute è super vasto, super pericoloso, quindi è giusto fare una bella panoramica dettagliata su come approcciarsi a questo mondo per investire in, tra virgolette, sicurezza, non con la sicurezza di guadagnare, ma con la sicurezza di avere un approccio corretto a questo mondo mondo e allora andiamola a vedere subito nel video di oggi via Eccoci qua ragazzi. Oggi andremo a fare questa guida su come investire in criptovalute. Eh, prima di iniziare vi faccio però il programma del video di oggi, così sapete esattamente tutti gli argomenti che andremo a toccare e quando li andremo a toccare. Inizieremo con spiegare che cos'è una criptovaluta. Poi andremo a vedere la differenza tra criptovaluta e token, perché si fa spesso molta confusione. Andremo a vedere poi la differenza tra gli NFT e i token, invece che si dicono Fungible, poi spiegheremo che cosa vuol dire questa parola. Vedremo poi quali sono le principali criptovalute, quelle più importanti e le caratteristiche che hanno e parleremo di come si forma il prezzo di una criptovaluta, da che cosa è dato il prezzo di una criptovaluta, perché se non capiamo questo poi è inutile che proviamo ad investire perché sarebbe completamente inutile. Non possiamo poi non parlare dei rischi legati al mondo delle criptovalute che ogni investitore che si avvicina a questo mondo deve conoscere attentamente, tutti quanti, quindi faremo una bella panoramica. Vedremo poi le modalità per investire nelle criptovalute attraverso i mercati regolamentati con strumenti regolamentati oppure passando per i mercati non regolamentati acquistando e vendendo criptovalute vere e proprie. Concluderemo poi questa guida con due argomenti molto importanti. Il primo è come detenere e dove detenere in sicurezza tutte le nostre criptovalute che abbiamo acquistato e poi finiremo con il cercare di capire da quali criptovalute cominciare se ad oggi partite da zero e non avete mai acquistato una criptovaluta in vita vostra? Insomma ragazzi, come avete visto il programma è davvero molto ampio, quindi mettetevi comodi, prendete carta e penna, state molto attenti perché le informazioni che vi dirò in questo video sono fondamentali per chi parte da zero. Se non vi siete ancora iscritti al canale e non volete perdervi tutti i prossimi video, qui sotto c'è il tasto iscriviti, ci cliccate e sarete sempre aggiornati su tutte le prossime uscite. E date anche uno sguardo qui sotto in descrizione al video perché vi ho messo dei link utili per approfondire il mondo degli investimenti e delle criptovalute. Ora però ragazzi è davvero... Però è vero il momento di iniziare. Via! Che cosa sono le criptovalute? È chiaro che se vogliamo investire in questo mondo dobbiamo accertarci prima di tutto di comprendere eh, in che cosa stiamo investendo. Non mi capita raramente di sentire persone che mi dicono: Mi, mi consigli una criptovaluta da acquistare che può salire, che dove posso guadagnare un sacco di soldi? Io mi giro, li guardo e gli dico: Ma tu, tu lo sai che è una criptovaluta? Ah, no, no, è una moneta digitale dove si fanno un sacco di soldi. Di che stiamo parlando? Cioè, non è dimmi una, cri una criptovaluta in cui posso investire, che posso comprare per fare un sacco di soldi. Quello, ragazzi, non, es non esiste. Mi sembra un po' la favola di Pinocchio dove gli dicevano: guarda, dammi i soldi, li mettiamo sotto terra, e poi cresceranno nell'albero tanti soldi. Cioè, non è così ragazzi, non funziona così. Se vogliamo investire in criptovalute ragazzi dobbiamo farlo con un approccio responsabile, sano, perché altrimenti facciamo la fine di tutti quei ludopatici scommettitori che ci sono lì fuori che pensano di fare soldi facili e poi alla fine si ritrovano con un pugno di mosche in mano, cioè non vanno da nessuna parte. Attenzione perché questo succe succede sempre sui mercati finanziari, è successo con le obbligazioni, è successo con le azioni, è successo con i tulipani e succederà anche con Le criptovalute, anzi, succede anche con le criptovalute, ormai esistono da diversi anni, e in questi anni noi possiamo vedere il mercato delle cripto che si è apprezzato negli ultimi 5, 6, 6 anni, anche di più da quando è nato Bitcoin. Ma in questo periodo di tempo noi sentiamo parlare solo di chi ha guadagnato soldi, ma per ogni persona che ha guadagnato soldi con le criptovalute, con il Bitcoin e compagnia Bella, ce ne sono migliaia che hanno perso tutto quanto. Quindi, se volete investire correttamente in criptovalute, dovete prima Prima di tutto capire, ma capirlo veramente, in che cosa state investendo, che cosa state acquistando, perché se no non si va veramente da nessuna parte. E capire che cos'è una criptovaluta non vuol dire ah no, beh bello il progetto, mi piace, interessante, farò un sacco di soldi, to the moon. No, to the moon è un corno. Bisogna capire bene quello che c'è sotto, che cosa stiamo facendo, in che cosa stiamo investendo. Nel corso del video andremo a vedere tanti di questi, di questi aspetti. Cerchiamo un po' di chiudere il, il cerchio degli investimenti in criptovalute. Perché, se è vero che gli investimenti sono difficili. Eh, il mondo degli investimenti in criptovalute sono ancora più difficili perché le criptovalute mettono insieme una serie di discipline, di competenze che uno deve conoscere, magari non nel dettaglio, ma deve comprendere nella loro essenza prima di poterci investire non solo come si investe ma anche come funzionano i mercati finanziari ma eh, anche nel caso delle criptovalute uno deve avere delle conoscenze della tecnologia che c'è dietro il mondo delle criptovalute perché la criptovaluta non è un prezzo che si muove, come molti credono, e va to the moon, ma è una appunto una valuta viene chiamata così criptovaluta anche se poi in realtà per alcuni casi dopo lo vedremo non sono proprio delle vere e proprie valute eh, e dietro queste valute c'è della tecnologia, quella che in gergo si chiama blockchain. Uno diceva che cos'è questa blockchain? Adesso mi hai messo, mi hai messo la pulce nell'orecchio, voglio sapere che cos'è la blockchain. Perfetto, per capire quindi che cos'è una criptovaluta dobbiamo partire dalle basi, da che cos'è una blockchain. La blockchain non è nient'altro, sembra una parolaccia ma è super semplice da comprendere: non è nient'altro che un grande registro dove vengono registrate tutte, eh, tutte le transazioni che vengono fatte su questa tecnologia. Registro: la particolarità di questo registro che cos'è? È che è un registro Uh, decentralizzato, ossia non appartiene a nessun, a nessun ente centrale. Facciamo un esempio, la banca: quando noi facciamo, se io e te, io e tutti voi ci facciamo delle transazioni finanziarie, ci scambiamo, ci scambiamo euro, ci facciamo tutti i bonifici, il bonifico dove viene registrato? Viene registrato su un database della banca. Eh, passiamo per la, per la mia banca e quindi la, la banca registra bonifico in uscita, bonifico in entrata, bonifico in uscita, bonifico in entrata, tot soldi che vanno ad una persona o vengono ricevuti da un'altra persona. Questo registro è di proprietà quindi di un, di un ente che è la banca. La banca può fare disfare di questo, di, questo, di questo registro, può cancellare una transazione, può revocare una transazione, può modificare una transazione, Se può tornare indietro, può fare quello che vuole, lo controlla. Nel caso della blockchain questo registro dove vengono salvate tutte le transazioni è decentralizzato, ossia non appartiene a nessuna entità centrale ma viene gestito da, dalla comunità, mettiamolo così, dalla comunità delle... Delle, delle persone che aderiscono e partecipano a quella blockchain. Ora, eh, tutta questa comunità, questo insieme di, pe di persone che partecipano a quella blockchain, che cosa fanno? Validano tutte le transazioni che avvengono su quel registro. E per lavorare e validare queste, queste transazioni, in cambio, ricevono che cosa? La criptovaluta, una parte di criptovaluta che eh, appartiene a quella blockchain perché altrimenti uno dice ma chi glielo fa fare alle persone di star lì a validare eh, le transazioni, la banca valida le transazioni perché ha un ritorno economico, si prende delle commissioni per far quello, no? quindi ha tutto l'interesse nel validare quelle le transazioni, certificarle eccetera quando però non c'è un ente centrale che controlla il database, il database è controllato da tante persone ma quelle persone che interesse hanno nel, nello stare lì, eh, mettere a disposizione il, la loro tecnologia, il loro tempo le loro competenze per Uh, certificare le transazioni di milioni e milioni di persone non avrebbero nessun interesse se non ricevere una remunerazione come vengono remunerati non attraverso euro o dollari o attraverso uh, commissioni in valuta fiat ma vengono remunerati attraverso l'emissione di criptovaluta quindi eh, per quanto riguarda ad esempio Bitcoin, nella blockchain di, di Bitcoin è un registro dove vengono salvate tutte le transazioni e chi sta lì che certifica le transazioni che avvengono sulla blockchain di Bitcoin si prende una piccola parte di Bitcoin ogni volta per il lavoro, per il lavoro che fa. Spiegato in maniera molto semplice, poi è chiaro che se c'è qualche appassionato di, di, di blockchain e di criptovalute sa che... Si può approfondire questa descrizione, questa spiegazione, potremmo parlarne per giorni interi. Non voglio fare una lezione di, cri di criptografia, di come funziona la blockchain, ma per l'investitore inesperto che vuole comprendere un po' come funziona questo mondo, a grandi linee il meccanismo è questo. Quindi ogni blockchain ha la sua criptovaluta e la criptovaluta eh, in questa spiegazione, che cos'è? Qual è il ruolo della criptovaluta? La criptovaluta è, se hai compreso bene, è la benzina che fa funzionare la blockchain. Se la blockchain di Bitcoin non avesse Bitcoin, la, la valuta Bitcoin, in quel caso non potrebbe funzionare perché non ci sarebbe nessun validatore che sta lì a certificare le transazioni perché nessuno non, non riceverebbe un ritorno economico. Invece dato che i validatori ricevono un ritorno economico per certificare e validare le transazioni per il loro lavoro ricevono questo ritorno economico e continuano a fare eh, il lavoro che fanno. Quindi è la criptovaluta che viene emessa e data ai validatori della blockchain che permette il regolare funzionamento della blockchain stessa. Oh benissimo, fatemi sapere ragazzi intanto scrivendo un commento qui sotto se è chiara questa prima, questo primo elemento per poter comprendere il mondo delle criptovalute ora si sente parlare spesso anche di token si sente parlare di token e di criptovaluta molto spesso vengono intercambiati questi termini ma eh, erroneamente vengono, vengono assimilati sono eh, completamente diversi cioè c'è differenza tra criptovaluta e token eh, qual è questa differenza? La criptovaluta è la valuta della blockchain. Quando abbiamo una blockchain come ad esempio Bitcoin, la criptovaluta che fa funzionare quella blockchain, eh, è detta appunto criptovaluta. Quindi Bitcoin, che è la criptovaluta della blockchain, Bitcoin è una vera e propria criptovaluta, non è un token. Ho detto criptovaluta cento volte in una sola frase, ma va bene, ci siamo capiti. Non è, quindi Bitcoin non è un token, è una criptovaluta. E allora che cos'è un token? Il token non è nient'altro che una moneta di un progetto che gira su una blockchain. Andiamo a fare un esempio così ci capiamo. Blockchain di Ethereum. Avete sicuramente sentito parlare di Ethereum. Poi ne parleremo anche nel corso del video. Parleremo di Bitcoin e di Ethereum. Quindi rimanete collegati. Ethereum blockchain. La moneta, la criptovaluta che gira sulla blockchain di Ethereum, che ne permette il corretto uh, svolgimento, funzionamento, qual è? è Ether. Ether è la criptovaluta della blockchain di Ethereum. La blockchain di Ethereum permette di eh, creare e sviluppare diversi progetti. Tutti i progetti che girano sulla blockchain di Ethereum hanno una loro moneta e questa moneta viene chiamata token. Facciamo un esempio. The Centraland è, eh, è un progetto di un metaverso che adesso piace, piace tanto questo, questo, questo nome. The Centraland è un progetto che gira sulla blockchain di Ethereum. E questo progetto al suo interno, per eh, garantire il corretto funzionamento del tutto, ha una moneta. La moneta si chiama mana ed è un token, non è una criptovaluta. Quindi token e criptovaluta sono due cose completamente diverse. Per quanto riguarda i token, ce ne sono diverse tipologie, anche qui potremmo parlarne giorni interi. Cerchiamo di fare però una distinzione importante tra due macro categorie di token: i token fungible, quindi quelli fungibili, e i token non fungible, non fungibili. Eh, I token non fungible vengono chiamati con l'acronimo di NFT, che probabilmente li avrete sentiti nominare, non fungible token. Qual è la differenza tra un token normale e un NFT? Un token normale, eh, parliamo ad esempio di di Bitcoin, che non è un token, è una criptovaluta, ma ci capiamo così con la, con la, con la differenza, eh, anche, il, anche Bitcoin è una criptovaluta fungibile. Che vuol dire che è fungibile? Che ogni Bitcoin è uguale a tutti gli altri Bitcoin. Cioè io e te possiamo eh, scambiarci dei Bitcoin, io posso avere un Bitcoin e tu puoi avere un Bitcoin, ma quei Bitcoin sono identici, sono uguali. Come ad esempio 10 euro. Se io ho una, una banconota da 10 euro e tu hai una banconota da 10 euro, quelle banconote da 10 euro sono identiche, possono avere un numero seriale, hanno, ah, non possono avere un numero seriale diverso, ma sono nella loro essenza identiche. Questo vuol dire che sono fungibili. Ecco, i non fungible token, quindi i token non fungibili, gli NFT, che cosa sono? Sono token che sono unici, univoci nel loro genere. Se io possiedo un NFT, un non fungible token, quel token è mio. È solo e soltanto mio. Se io ho un NFT e tu hai un altro NFT, i nostri due token sono completamente diversi. Sono unici. Io ho il mio token e tu hai il tuo token. È come avere, eh, non so, il quadro di. Un quadro di il quadro della Gioconda. Il quadro della Gioconda è uno. Non è che ce ne sono, ce ne sono altri. Uno se lo, lo può copiare, ma l'originale è uno. Se io avessi un token del quadro di Leonardo da Vinci, sarebbe mio. Sarebbe uno solo, non possiamo avere due quadri di leone, due gioconde, perché la gioconda è una sola. Oh, per fare un esempio concreto di, questo, di questa differenza, prendiamo eh, il progetto di Decentraland, uno dei metaversi che gira su, su blockchain. Decentraland ha eh, due tipologie di token: ha eh, il mana, che è il token, la valuta che gira eh, nella, eh, nella terra di Decentraland, e ha eh, le terre. Tu puoi comprare dei pezzi di terra su questo metaverso. I pezzi di terra, dato che sono eh, unici, cioè il pezzo di terra che eh, equivale alla coordinata A7, per capirci, tipo una battaglia navale, è quella coordinata lì. Non è che possiamo avere io e te, possiamo, possiamo essere proprietari della stessa coordinata. A7 è mia, A8 è tua. Non possiamo essere entrambi proprietari della coordinata A7. Quindi i pezzi di terra sono NFT sono non fungible token mentre invece il token di Decentraland mana il token con il quale è possibile fare transazioni all'interno del mondo quello lì è un token eh, fungible fungibile perché se io ho un mana e tu hai un mana eh, abbiamo lo, st lo, stesso, lo stesso token non sono diversi è chiaro? Questo è un esempio di differenza tra NFT e token eh, fungible, quello classico. Ora oh, ragazzi, fatemi sapere se questo tema di NFT, di token vi interessa, se avete delle domande potete anche scriverle qui sotto nei commenti, perché così almeno ne andremo a parlare nei prossimi video, al prossimo anno potremo fare diversi approfondimenti. Quindi ditemi un po' la vostra. Ho oh, di token, ragazzi, ce ne sono in circolazione migliaia e migliaia, ci sono un sacco di progetti, molti di questi sono progetti spazzatura, molti hanno delle potenzialità, ma poi non riescono, non riescono ad andare avanti e falliscono. E solo pochissimi di questi progetti riesce a sopravvivere e svilupparsi nel tempo. Quindi attenzione fate moltissima attenzione quando selezionate il progetto su cui volete investire tra poco ci arriviamo uh, di criptovalute cerchiamo di capire quali sono le criptovalute principali quelle che sono le più importanti del mercato delle criptovalute e cerchiamo di comprenderne un po le caratteristiche di base le principali criptovalute del mondo cripto sono due bitcoin ed ethereum andiamo a vedere un po quali sono le differenze bitcoin è la prima criptovaluta mai esistita è stata creata nel 2009 da satoshi nakamoto satoshi nakamoto moto è un nome di fantasia, uno pseudonimo in realtà sembrerebbe proprio in questi giorni che sto girando il video che è uscito fuori chi è il vero eh, creatore del bitcoin. Comunque è una blockchain, è una criptovaluta che eh, è nata nel 2009 quindi sono più di dieci anni che è sul mercato, ha dimostrato eh, la sua resilienza, è sopravvissuta a tantissime, a tantissime crisi, si è apprezzata nel corso degli anni di percentuali inimmaginabili e eh, è stata quella ad avere maggior successo che ha fatto parte. Poi il treno di, di tutto il mondo cripto. Bitcoin lo chiamiamo criptovaluta, ma in realtà più che una criptovaluta è una cripto materia prima. Potremmo infatti definirlo un po' come eh, oro digitale perché le caratteristiche di Bitcoin, più che essere una valuta, ha delle caratteristiche simili a quelle, quelle dell'oro, soltanto in una versione digitale. Eh, vi faccio una domanda: quanti di voi hanno mai utilizzato Bitcoin per? Eh, per pagare il caffè, per fare una transazione. Per carità c'è qualcuno che ci acquista bene i servizi, ma eh, sono davvero molto pochi. Io stesso ho bitcoin dal, 2000, dal 2017, ma eh, non l'ho mai utilizzato per fare un pagamento, per acquistare un caffè, per acquistare qualcosa. L'ho sempre tenuto, tenuto lì. Inoltre, una delle caratteristiche più importanti delle, delle valute è la stabilità. Se io eh, voglio mettere i miei soldi in, in bitcoin, in una valuta come bitcoin, voglio che sia stabile però oscilla tantissimo, per carità, si è apprezzata, quindi sarebbe stato un bene investirci e avercene tantissimi, però... È comunque una valuta che oscilla tanto perché alcune volte fa più 1000 ma altre volte perde il 90%. Quindi immaginate magari un'azienda che vuole pagare gli stipendi dei dipendenti in bitcoin. Un giorno potrebbe, potrebbe avere i soldi per pagare gli stipendi. Il giorno dopo, se Bitcoin si apprezza troppo, potrebbe non avere più soldi per, per pagare gli stipendi in bitcoin dei propri dipendenti e saltare. Quindi, quindi diciamo che Bitcoin non è proprio una, una valuta e non viene utilizzato come, come valuta. però acquistano bitcoin e lo tengono da parte eh, come riserva di valore una riserva di valore che oscilla tantissimo delle oscillazioni molto forti ma se noi pensiamo alla riserva di valore il bene rifugio per eccellenza che è l'oro anche l'oro se prendete il grafico dell'oro non degli ultimi anni ma di 50 anni vediamo che anche l'oro ha avuto delle oscillazioni pazzesche quindi ha oscillato il prezzo veramente veramente tanto e lo stesso vale vale per bitcoin potremmo dire che è un oro che però Oscilla ancora di più, oscilla ancora di più perché è nato adesso. Nato adesso sono 11 anni, 12 anni che è sul mercato, però è ancora molto giovane e quindi l'adozione è ancora. Eh, non non, non c'è stata ancora un'adozione di massa, così come c'è stata per loro. Deve fare ancora molta strada il Bitcoin e tutto questo lo rende quindi molto volatile. Molto volatile Bitcoin e ancora più volatili di Bitcoin sono tutte le altre criptovalute e token che ci sono in circolazione. Il Bitcoin inoltre ha anche altre caratteristiche che lo rendono simile all'oro. Ad esempio l'oro eh, è difficile da estrarre ed è, ed è raro. Più ne tiriamo fuori, più diventa difficile estrarne nuove unità. Perché eh, nel mondo non c'è oro infinito. Lo stesso vale per Bitcoin. Anche il Bitcoin viene estratto, ma eh, più ne estraiamo di questo Bitcoin, meno ne rimane in circolazione e più diventa difficile estrarlo. Uguale all'oro, soltanto che l'oro lo, estra lo estraiamo con la pala nelle miniere. Il Bitcoin invece viene estratto a livello tecnologico da computer e da potenza di calcolo. Anche Bitcoin, come l'oro, non è infinito, ma ne possono essere estratti solo un numero limitato il numero massimo di bitcoin che possono essere estratti sono 21 milioni ed oggi ne sono stati estratti circa 19 milioni più tempo passa meno bitcoin vengono, eh, vengono estratti e più diventa difficile estrarre bitcoin esattamente come l'oro quindi vediamo che a livello di caratteristiche sono molto simili oro e bitcoin bitcoin lo potremmo quindi definire esattamente come eh, oro digitale quindi come riserva di valore bene rifugio poi è chiaro che uno deve considerare la volatilità del Bitcoin, quindi le oscillazioni. E non possiamo investirci tutti o tutto il nostro capitale in bitcoin o gran parte del nostro capitale, perché le oscillazioni sono davvero molto grandi. Esattamente però come anche nell'oro: non possiamo investire gran parte del nostro capitale nell'oro o tutto il nostro capitale nell'oro. Sarebbe un errore gigantesco perché mancheremo di diversificazione non è che bene rifugio vuol dire facciamo un sacco di soldi bene rifugio è bene rifugio quindi bisogna fare attenzione sia oro che bitcoin così come li definirebbe Warren Buffett sono l'oro un pezzo di metallo il bitcoin un pezzo di codice che non fanno utili non producono dividendi perché se io prendo un lingotto d'oro e lo butto qui sulla scrivania eh, sta lì, sta fermo, al massimo lo devo spolverare perché prende polvere. Okay. La stessa cosa vale per Bitcoin, Bitcoin non è un pezzo di metallo, ma eh, se io prendo Bitcoin e lo metto nel portafoglio, sta lì, sta fermo, non è che produce utili, oro e Bitcoin non producono utili, ma il loro prezzo, come vedremo tra poco, dipende, dipende esclusivamente dall'incontro tra la domanda e dall'offerta. Un'azienda produce utili. Un'azienda è un'organizzazione di persone, procedure che stanno lì per produrre prodotti o servizi per risolvere problemi delle persone con lo scopo di fare utili. L'azienda produce utili. Oro e Bitcoin stanno lì fermi e non fanno niente. Chiaro? questa, questa differenza è molto importante. Warren Buffett l'ha sempre detto sull'oro, no? È un pezzo di metallo che non paga dividendi e ha ragione perché va bene che si apprezza ma l'oro si apprezza perché il prezzo dell'oro oscilla in base alla domanda e all'offerta quanto sono disposti a pagare i compratori, quanto sono disposto, eh, a che prezzo sono disposti a vendere i venditori non c'è altro che determina il valore dell'oro, domanda e offerta lo stesso vale per bitcoin, il prezzo del bitcoin e di tutte le altre criptovalute è dato dall'incontro tra la domanda e, e, e dell'offerta che cosa rende il bitcoin particolarmente interessante? Il bitcoin è reso interessante dal meccanismo eh, deflattivo che ha. Che vuol dire deflattivo? Eh, vuol dire che pensiamo all'euro o al dollaro o a una qualsiasi valuta fiat. C'è la banca centrale che prende stampa, eh, stampa euro, ma li stampano da anni. Lo stesso vale per i dollari. Da quando c'è la Federal Reserve il dollaro è stato talmente stampato e svalutato negli anni che... Da quando è entrata la Federal Reserve all'inizio del novecento fino ad oggi, il dollaro ha perso il 99% del suo valore. Perché? Perché l'hanno stampato in continuazione svalutandolo. Svaluta, 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 alla fine eh, ha perso praticamente quasi tutto il suo valore. Dall'altra parte Bitcoin non ha una banca centrale che lo stampa in continuazione, ma l'offerta di Bitcoin e quanto Bitcoin viene emesso è data da una formula matematica, quindi ha un'offerta deterministica. Deterministica vuol dire che è stata determinata da una formula e nessuno può arrivare a dire, OK, stampiamo Bitcoin per inondare il mercato di nuove monete. Oltretutto, mentre le valute Fiat hanno la banca centrale che le stampano, le rendono inflattive, ossia fanno perdere il loro valore reale nel tempo, svalutandole costantemente, il Bitcoin è in realtà deflattivo perché intanto arrivato fino a un certo punto oltre 21 milioni di bitcoin non possono essere estratti. Ma poi che cosa succede? Succede che le persone perdono bitcoin, eh, alcuni sbagliano a fare le transazioni, poi lo vedremo tra poco sui, sui rischi legati al mondo delle criptovalute, altri dimenticano i loro, eh, le chiavi di accesso ai loro wallet, quindi tantissimi bitcoin vengono smarriti e questo fa sì che l'offerta di bitcoin diminuirà. Nel tempo, anno dopo anno, man mano che le persone se li, se li perdono o li inviano eh, a portafogli inesistenti rendendoli inutilizzabili, l'offerta diminuirà. E se diminuisce l'offerta a parità di domanda, quindi senza far salire necessariamente la domanda, se diminuisce l'offerta, il prezzo, se la domanda rimane costante, sale. Okay? Quindi nel tempo il prezzo di Bitcoin, eh, in tanti si aspettano possa continuare. A crescere, ora non è una certezza, non abbiamo nessuna certezza, però, dato il meccanismo di offerta del Bitcoin e data la possibilità di eh, incremento di domanda, perché comunque effettivamente siamo solo all'inizio, il prezzo di Bitcoin potrebbe crescere eh, molto nel tempo. Non è certo, questo è chiaro, i rischi ci sono, ce ne sono tanti, ma inizia ad essere molto interessante, o comunque è interessante come meccanismo di funzionamento. Oltre a Bitcoin, eh, tra le principali criptovalute abbiamo Ethereum. Ethereum è la blockchain, Ether è la criptovaluta della blockchain Ethereum. Ora, Bitcoin è considerato come, eh, come oro digitale e per tutto quello che abbiamo appena detto è la criptovaluta più grande che c'è in circolazione e pesa circa il 50% di tutto il mercato delle criptovalute, quindi è molto importante. La direzione che prende Bitcoin dà poi la direzione a tutto il resto del mondo cripto. Ethereum è una blockchain più recente rispetto a Bitcoin, Bitcoin è nato nel 2009 e Ethereum è nato nel, 2000, nel 2015. sono due blockchain completamente diverse, la blockchain di Ethereum permette di sviluppare degli smart contract che tradotti in italiano vuol dire contratti intelligenti, in realtà di intelligente non hanno niente, ma sono semplicemente dei, dei contratti che danno delle regole di, di esecuzione. Senza entrare troppo nel dettaglio perché altrimenti anche qui ci potremmo passare delle giornate intere a parlare di Ethereum e dei, di questi smart contract che permettono la, la creazione di tanti progetti in tantissimi aspetti della... Della, de, de, della, nostra, della nostra vita, Ethereum è, eh, non è considerato come oro digitale, non ha le stesse caratteristiche di Bitcoin, è profondamente, è profondamente diverso, ma viene eh, adottato sempre, sempre di più, sta diventando un vero e proprio standard, stanno arrivando tantissime eh, blockchain che provano a copiare il funzionamento di Ethereum, quindi provano a replicarlo e migliorare i limiti di Ethereum, ma Uh, Ethereum rimane ancora il punto di riferimento per quanto riguarda uh, gli smart contract e tutto, suo, e tutto il suo mondo. Stanno arrivando dei competitor, ma è un po' come quando esce Apple con iPhone, arrivano i competitor, ma per tanti anni iPhone è stato un passo avanti rispetto a tutti gli altri competitor. Ethereum è la seconda criptovaluta per capitalizzazione, per importanza, è più giovane rispetto a Bitcoin, ma comunque ha dimostrato comunque negli anni di eh, essere un ottimo progetto, avere le idee eh, ben chiare e sopravvivere soprattutto anche a momenti difficili ad esempio la crisi di tutto il mondo cripto del 2018-2019 eh, è stato un test molto importante non solo per Ethereum ma per tanti altri progetti che erano appena nati. Bene ragazzi abbiamo visto le prime due criptovalute per capitalizzazione quelle più grandi, quelle più potremmo dire storiche ora andiamo a capire però quali sono i rischi legati al mondo delle criptovalute vogliamo investire in criptovalute qualsiasi criptovaluta decidiamo di comprare dobbiamo comprenderne i rischi I rischi che sono comuni a tutto il mondo cripto da bitcoin all'ultimo token che è nato ieri io su questo, ragazzi, sul tema dei rischi ci batto sempre, perché purtroppo vedo tante persone, ormai sono 15 anni che sto sul mondo, eh, sul mondo degli investimenti, e vedo sempre le persone che arrivano quando vogliono investire, pensano ai soldi, pensano ai rendimenti, pensano ai profitti e, e si dimenticano che dietro ci sono, ci sono sempre i rischi. Quando proviamo a cogliere un rendimento, c'è sempre un rischio da sostenere. E più è alto il rendimento che ci aspettiamo, più è alto dall'altra parte il rischio che andiamo a sostenere. Non c'è la possibilità di guadagnare. Di avere un rendimento se dall'altra parte non sosteniamo un rischio. E siccome ho visto nella mia, nella mia carriera tantissime persone perdere tutto, perdere tanto, perdere troppo, eh, aver mollato il mondo del trading, degli investimenti perché non avevano considerato, eh, considerato i rischi. Ci tengo sempre a sottolinearli perché tutti i trader professionisti, investitori professionisti guardano prima di tutto al rischio. Tutti i ludopatici e gli scommettitori invece si concentrano sul profitto, sul guadagno. Voglio diventare ricco in poco tempo. Ok? Ovviamente gli scommettitori ludopatici fanno la fine degli scommettitori. Avete mai visto uno scommettitore un ludopatico eh, guadagnare nel, nel, nel tempo? No, stanno lì ogni tanto guadagnano finché non prendono la mazzata e perdono tutto. Dall'altra parte, invece, eh, l'approccio da investitore che guarda il rischio, che gestisce prima di tutto il rischio, comprende tutti i rischi che sta sostenendo e li gestisce nel modo corretto, allora riesce ad avere eh, vita lunga sui mercati finanziari e avere risultati positivi nel termine togliersi eh, delle belle soddisfazioni incrementare la propria ricchezza nel tempo ok questo è un approccio da eh, questi sono i due approcci da, da, da distinguere bene investitore professionista guarda prima di tutto i rischi eh, scommettitore investitore principiante ludopatico guarda i possibili guadagni allora cerchiamo di capire se vogliamo investire nel mondo cripto quali sono i rischi possibili a cui andiamo incontro cominciamo dal rischio eh, di, della non regolamentazione del mercato delle criptovalute Facciamo alcuni esempi per capire questa, questa, questa differenza tra regolamentato e non regolamentato. Per accedere al mercato azionario eh, le aziende devono presentare eh, dei bilanci, devono seguire delle procedure di ammissione in borsa. Non è che arriva un'azienda, si sveglia da un giorno all'altro e dice ma sai che c'è, oggi mi quoto in borsa. No, per quotarsi in borsa devi presentare bilanci, rispettare delle regole, eh, produrre tantissime documentazioni e non basta poi questo. Una volta che ti sei quotato, se ti accettano, poi dopo... Devi rispettare ogni anno tantissimi requisiti, devi superare tantissimi controlli, devi avere organi di controllo che stanno lì e si accertano che eh, la gestione dell'azienda dell viene fatta nel migliore dei modi eh, nell'interesse dei loro azionisti. Dall'altra parte, nel, ad esempio, nel mondo cripto, eh, che è un mondo per definizione non regolamentato, cioè la massima non regolamentazione, lì possono entrare sul mercato. Qualsiasi, qualsiasi azienda, qualsiasi persona, può partire qualsiasi, qualsiasi progetto. Ci sono state tantissime truffe nel mondo, nel mondo cripto, perché chiunque può svegliarsi dall'oggi al domani, tirar fuori il proprio token, metterlo sul mercato e. Uh, è semplice sia l'accesso al mercato da parte di chi, di chi offre il proprio token, ma è anche semplice l'accesso al mercato eh, da, da parte di chi vuole acquistare quel token. Quindi sono usciti veramente tantissimi scandali e continuano ad uscire scandali di gente che tira fuori i propri token su progetti che hanno fatto su PowerPoint, solo sulla carta, che non hanno proprio intenzione di realizzare, ma vendendo il token sul mercato raccolgono liquidità, incassano milioni e milioni di euro e vanno via col bottino in tasca. Cioè ci sono tantissimi progetti, fuffa, che non hanno alcun senso di esistere, che vengono messi fuori soltanto per raccogliere soldi e poi scappare via. Oltretutto poi ci sono anche tanti progetti che raccolgono soldi, magari l'intenzione è quella buona, quella di sviluppare un progetto di lungo termine, portare valore a tutti gli investitori, eccetera, eccetera, ma che poi per mancanza di competenze interne o perché uno prova a buttare fuori un progetto troppo ambizioso... Eh, questo progetto non riesce, non segue le tappe di sviluppo, non riesce ad essere sviluppato e tutti quanti perdono tutto. Quindi, vediamo che ci, da una parte possono esserci tantissime truffe, dall'altra. Eh, possono esserci anche tanti progetti che partono con buone intenzioni ma poi che finiscono eh, in un bagno di sangue e i progetti che saltano o perché sono truffe o perché non riescono ad essere sviluppati sono la maggior parte noi oggi se apriamo un qualsiasi sito dove ci fa vedere tutte le criptovalute che ci sono in circolazione prendiamo mille criptovalute oggi eh, disponibili sul mercato ce ne sono di più prendiamone mille per mille criptovalute che oggi ci sono sul mercato ce ne sono decine di migliaia che sono fallite, che oggi non vediamo, perché se no oggi noi magari andiamo a vedere le prime 100 criptovalute e diciamo caspita però vedi se ci avessi investito tre anni fa avrei fatto un sacco di soldi, allora adesso compro delle criptovalute piccoline perché così tra tre anni farò un sacco di soldi, in realtà quelle 100 criptovalute che stiamo vedendo oggi, che le migliori 100, in realtà sono quelle che sono sopravvissute alle migliaia e migliaia di criptovalute che c'erano tre anni fa, ma che poi sono fallite. Cioè... Tre anni fa c'erano decine di migliaia di criptovalute, ne sono fallite la maggior parte, ne sono rimaste solo pochissime, che oggi vediamo che sono lì che sono le migliori. Questo qui è purtroppo è un'illusione che, che ci dà il mercato, che ci fa sembrare tutto molto semplice quando in realtà semplice non è. Un altro rischio che hanno il mondo delle criptovalute è il rischio eh, di volatilità, di oscillazioni. Il mondo cripto è un mondo molto volatile, quindi eh, la volatilità è una misura di rischio, alta volatilità vuol dire rischi maggiori. Rischi maggiori, che, che cosa vuol dire? Vuol dire che io investo 1000 euro in una criptovaluta. Quella criptovaluta potrebbe perdere tranquillamente il 99% da qui a pochi, pochi giorni, poche settimane, pochi mesi. E se io perdo il 99%, perdo tutto. Quindi dobbiamo essere pronti a perdite gigantesche. Se io investo. Nel mercato azionario globale posso aspettarmi sì delle perdite, ma storicamente il mercato azionario globale il massimo che ha perso, vado a memoria mi sembra, il 45-50%. Storicamente, nel peggior decennio di sempre, 2000-2010, è andato a perdere quel 45-50%. Nel mercato cripto, anche se investissi in tutto il mercato cripto, paradossalmente, potrei andare incontro a perdite gigantesche, ben più alte del 50%, 45% dell'azionario globale. Perché il mondo è molto più volatile quindi se investo nelle criptovalute devo aspettarmi delle perdite maggiori quello che dico sempre è nel mondo cripto andiamoci ad investire al massimo tutto quello che siamo disposti a perdere se io ho un patrimonio di x mila euro e sono disposto a perdere massimo mille euro io più di mille euro nel mondo delle criptovalute non ce le posso mettere perché potrei veramente perderli tutte e se le perdo tutte, se perdo tutti quei 1000 euro è un problema se non posso permettermi di perdere quelle cifre lì. Perché se no noi guardiamo solo i rendimenti, investiamo troppo, poi perdiamo tutto. I rendimenti non li becchiamo e, e poi magari finiamo sotto un ponte o finiamo la canna del gas, roviniamo famiglie, roviniamo tutto, roviniamo tutto quello che abbiamo costruito fino ad oggi. Quindi non fatevi allettare dai rendimenti, pensate prima ai rischi e nel mondo cripto potete perdere tutto, tutto quanto. Altri rischi che ci sono, dove tra l'altro rischiamo di perdere tutto, ad esempio è, eh, sono i rischi legati ai furti. Se eh, io ho i soldi in banca e mi rubano, mi, mi, mi rubano il conto in banca, va bene, magari mi, mi rubano l'accesso, posso andare lì a bloccarlo, blocco, me ne accorgo, blocco tutto. Magari fanno una transazione, poi blocco tutto, magari mi viene rimborsata, comunque posso limitare i danni. Se mi rubano le chiavi di accesso ad un wallet di criptovalute, che è come se fosse un conto bancario dove ci sono le criptovalute, ma non è un conto bancario. Quelli sono problemi. Sono problemi perché mi possono rubare tutto con un trasferimento in un secondo e soprattutto io non posso, non potrò mai recuperare quello che mi hanno rubato. Le criptovalute sono un po' come se fossero contante digitale. Se avete 100 euro e vi rubano 100 euro. Io vi prendo 100 euro nel momento in cui vi prendo 100 euro, però quei 100 euro sono diventati miei. A voglia tu a dirmi: eh no, ma sono miei di chi sono i 100 euro? Di chi ce li ha in mano? Pensate, le banconote sono banconote banco al portatore. Chi ha in mano le 100 euro è il proprietario di, di quelle 100 euro. Fine. Lo stesso vale per le cripto. Chi ha in mano le chiavi private di un wallet, di un portafoglio, è il proprietario di quello del wallet. Se uno ti, ti entra, ti ruba le password e trasferisce il bitcoin dal tuo portafoglio a un altro portafoglio. Tu non hai modo di recuperare quella transazione, è andato, sono soldi persi. È come se, avessero, se avessi preso i tuoi soldi, te li avessero presi e, e basta. Cioè, ce, li hanno, ce li hanno altri, tu non ce li hai più quei 100 euro, sono persi. Quindi, questo rischio furto è molto alto, ce ne sono tantissimi di furti e devi stare molto attento nella detenzione delle criptovalute perché se ti rubano il portafoglio, le chiavi del portafoglio, hai perso tutto. Dall'altra parte ci sono anche rischi legati al trasferimento delle criptovalute. Se tu prendi i tuoi bitcoin e li trasferisci, sbagli il trasferimento, li trasferisci magari ad un portafoglio, magari li vuoi trasferire ad un altro tuo wallet, ma invece di mandarli ad un wallet tuo, li mandi ad un wallet che non è tuo, quello anche lì sono persi. Non puoi andare dal proprietario dell'altro wallet e dirgli guarda mi sono sbagliato, rimandami. Fine, game over. Se li mandi a un wallet sbagliato, sono persi. Anche se sbagli la transazione, li mandi in un wallet sbagliato, sbagli l'indirizzo, tante criptovalute, la maggior parte, sono irrecuperabili. Cioè, li trasferisci, sbagliato l'indirizzo, ti sei scordato un numero, andate, perse, sono i recuperabili non le puoi più recuperare infatti ci sono tantissimi bitcoin ad esempio che sono, eh, che sono andati persi per aver fatto transazioni sbagliate eh, oppure perché sono andati a finire in portafogli che, che nessuno utilizzava più e quindi magari io ne sono trasferito in bitcoin i miei bitcoin in un portafoglio che nessuno utilizza più in un portafoglio morto vanno a finire lì dentro e lì dentro rimarranno per sempre un altro rischio che c'è eh, sul mondo delle criptovalute è il fatto di rischiare di perdersi, di dimenticarsi le chiavi di accesso al proprio wallet. Se io mi perdo le chiavi di accesso al wallet, fine, fine, non posso più accedere a quel wallet, non posso chiamare la banca che mi fa una procedura di eh, recupero password. Persi, ho un wallet di criptovalute, mi perdo tutte le chiavi di accesso. Sbatto la testa, me le dimentico, me, me le sono scritte su un pezzo di carta. Il cane mi ha mangiato il bigliettino di carta: non lo so quello che può succedere. Perdete le chiavi di accesso, avete perso tutto quello che avevate dentro il portafoglio. È come se aveste perso il portafoglio. Ci sono anche lì tantissimi portafogli, ad esempio di bitcoin, eh, con le persone che si sono perse le chiavi di accesso, con dentro magari decine di bitcoin e centinaia di bitcoin che sono persi. Se io posso, posso vedere quel, quel, quel portafoglio, ma se non ho la chiave privata non riesco ad accederci ed è finito. Vedo il bitcoin, vedo milionate di bitcoin, ma non me li posso riprendere. E questo è un altro rischio che bisogna tenere, eh, tenere in conto. La conservazione, come avete capito, di criptovalute è fondamentale. Bisogna conservarle nel modo corretto, nel modo più corretto possibile, con la massima attenzione, prendendo tutte le precauzioni, perché ci sbagliamo nel trasferimento, ci sbagliamo, ci dimentichiamo le chiavi di accesso, ce le facciamo rubare, è finita, abbiamo perso tutto quanto. Ecco perché vi dico attenzione, metteteci solo quello che siete disposti a perdere interamente, perché se ve le rubano, ve le perdete o ve le dimenticate, andata, via, finita, game over. Ora, adesso che abbiamo compreso i rischi del mondo delle criptovalute, se ne avete qualcun altro, magari scrivetemelo qui sotto nei commenti che possiamo, possiamo ragionarci. Ne ho parlato un po' dei rischi principali, però insomma, se ne avete qualcun altro, scrivetelo che può far, può far sempre comodo. Ora, non è che uno si deve impaurire, eh, vabbè, cavolo, le criptovalute, cavolo, ma me le rischio di perderle tutte, no, no, non ci investo. No, possiamo investirci, ma quello che siamo disposti a perdere, e se perdiamo non finiamo sotto un ponte, ok? Come investire, come entrare nel mondo delle criptovalute? Come investiamo nelle criptovalute? Abbiamo sostanzialmente due strade oggi, prima era solo una, adesso sono due. Prima strada, comprare criptovalute vere e proprie. Quindi possiamo andare attraverso, eh, attraverso gli exchange, dopo tra poco andiamo a vedere i principali exchange con cui comprare le criptovalute, e comprare criptovalute vere e proprie. Le compriamo, ce le mettiamo, eh, ce le mettiamo sul wallet, dobbiamo conservarle con la massima cura. E, e quelle sono criptovalute vere e proprie. Oggi è possibile investire nel mondo delle criptovalute però anche passando per i mercati finanziari regolamentati con strumenti regolamentati. Prima non c'erano, ma negli ultimi anni sono venuti fuori eh, questi ETF barra ETC barra ETN strumenti finanziari regolamentati che replicano l'andamento ad esempio del Bitcoin oppure di basket di criptovalute. Vi faccio, vi faccio un esempio. Io eh, voglio investire in Bitcoin, però non voglio utilizzare Bitcoin per pagare, eccetera, eccetera. Come posso eh, acquistare Bitcoin per beneficiare di un eventuale apprezzamento del prezzo di Bitcoin? O compro Bitcoin vero e proprio, oppure posso acquistare un ETC barra ETN. Che replica, copia l'andamento del prezzo di Bitcoin. Se il Bitcoin sale del 10%, io eh, guadagno il 10%, se il Bitcoin perde il 10%, io perdo il 10%. Come fanno questi strumenti a replicare il prezzo del Bitcoin o di altre criptovalute? Semplicemente io acquisto, ad esempio, 1000 euro di questo strumento. Eh, la società che gestisce questo strumento prende i miei 1000 euro, va sul mercato delle cripto, acquista 1000 euro di Bitcoin e lo stocca nei loro cavo, lo prendono e lo salvano, lo stoccano nei loro cavo, nei loro wallet, ovviamente tutti super, super criptati, super segreti, assicurati e tutto quanto. Quindi io acquistando attraverso un mercato regolamentato un etc etn che replica l'andamento del Bitcoin, mi espongo al Bitcoin però passando su un mercato regolamentato, con tutte le tutele e trasparenze che ci sono sul mercato regol regolamentato. Chiaramente devo sapere che eh, sto sul mercato regolamentato, ma sto investendo in un asset non regolamentato che ha una volatilità molto alta. Quindi Bitcoin oscilla, oscilla tanto. E quindi non è che se passo sul mercato regolamentato allora non ho quelle oscillazioni, ho le oscillazioni sono molto alte, ma almeno lo sto acquistando e vendendo su strumenti finanziari regolamentati. Chiaramente passando su uno strumento finanziario regolamentato ho altri, ho altri costi. La gestione del, del bitcoin è una gestione che costa, quindi ad esempio molti strumenti costano l'1% all'anno, il 2% all'anno, il 2,5% all'anno, mentre invece se acquisto bitcoin e me lo conservo da solo, ad esempio quel, quel costo di gestione non c'è. È chiaro però che la società che eh, ti permette di esporti al bitcoin, eh, che deve conservarlo, deve assicurarlo, deve, eh, deve, deve cercare di, di proteggerlo il più possibile, tutti quei costi li deve, non è che li possono sostenere loro, li devono far pagare all'investitore. Quindi non c'è un meglio o un peggio. Quello che dico io è se una persona è sbadata... Uh, si dimentica le cose, è disordinata, non è attenta, è probabilmente meglio passare sul mercato regolamentato, perlomeno all'inizio. Uh, mentre invece se una persona è più attenta, più ordinata, tiene le cose con cura, non si perde le cose, eccetera, può andare uh, sul mondo non regolamentato, quindi acquistando bitcoin vero e proprio. È chiaro che i fanatici delle criptovalute, quelli proprio che credono nella decentralizzazione, non passeranno mai attraverso strumenti regolamentati, ma per chi vuole semplicemente investirci e quindi avere e specularci sopra eh, anche nel lungo termine, possono passare anche per il mercato regolamentato. In fondo, quello che conta è non perdere tutto, non farceli rubare, non dimenticarceli, quindi se uno è sbadato, si dimentica delle cose, passate per i mercati regolamentati, avete dei costi di gestione in più, ma almeno State tranquilli che eh, non, se vi perdete le password di, per accedere in banca al conto della banca, chiamate la banca, vi recupera il conto e potete di nuovo accedere al, eh, ai vostri investimenti, ai vostri capitali. Un altro vantaggio degli strumenti regolamentati è che stanno nascendo dei basket di. Criptovalute, quindi se volessi comprare singole criptovalute, <coughs> vado sul mercato delle cripto, devo acquistare Bitcoin, Ethereum e altre. Eh, esistono invece alcuni strumenti, eh, come ad esempio il CryptoBasket, che Uh, acquistando una quota di, di questo ETF al suo interno ci sono già Bitcoin, Ethereum e altre cripto, eh, che sono le cinque le cripto principali per capitalizzazione. Quindi io con un acquisto solo, con uno strumento solo, mi espongo ad un gruppo di criptovalute, è come se ne avessi acquistate cinque. Che altrimenti avrei dovuto acquistare singolarmente ovviamente anche lì ci sono costi di gestione ci sono eh, ci siamo sui mercati regolamentati con i vantaggi dei mercati regolamentati Sa dobbiamo sapere però che dentro ci sono criptovalute eh, che hanno le loro, le loro belle oscillazioni però abbiamo in più il vantaggio della diversificazione un po' come quando compriamo l'SP 500 al suo interno ci sono 500 aziende qui stiamo comprando diciamo un, eh, un gemellino dell'SP 500 che è come se fosse un SPC che alzo interno le prime 5 criptovalute, per fare proprio un esempio molto semplice. Quando eh, acquistate criptovalute sui mercati regolamentati, tenete però presente questa differenza che secondo me è molto importante. Eh, I mercati regolamentati eh, hanno degli orari di contrattazione. Quindi, se io acquisto su borsa italiana un, un ETC, un ETN, un ETF sulle criptovalute, quell ET, quello strumento finanziario viene scambiato, ad esempio, dalle 9 alle 5:30, dal lunedì al venerdì. Sabato, domenica e durante la notte io non posso né comprare né vendere quello strumento finanziario. Le criptovalute dall'altra parte non hanno orari di contrattazione. Quindi le criptovalute sono acquistabili e vendibili tutto il giorno, dalla mattina alla sera, h24, sabato e domenica comprese Quindi uno dei vantaggi dell'avere le criptovalute vere e proprie è che le puoi acquistare e vendere quando vuoi, in tutti i giorni della settimana, a tutti gli orari del giorno, dalla mattina alla sera. Il fatto che lo strumento finanziario sia aperto soltanto in alcuni giorni, in alcune eh, fasce orarie, chiaramente eh, eh, ci apre ad un rischio in più che è il rischio di avere delle grandi oscillazioni tra il prezzo di chiusura di un giorno e il prezzo di apertura del giorno dopo. Se eh, lo strumento finanziario mi chiude la giornata a, ad un prezzo ma dopo la chiusura la criptovaluta ha un'oscillazione fortissima sia nel bene che nel male, il giorno dopo quando quell'ETC, quando quello strumento mi riapre, potrebbe aprirmi con una performance molto grande ma potrebbe, potrebbe aprirmi se la cripta è andata male con una performance molto eh, con una perdita anche, anche lì molto ampia quindi potrei perdere tanto e, oppure guadagnare tanto quindi ci sono queste oscillazioni tra un prezzo di chiusura e un prezzo di apertura del giorno dopo che bisogna comprendere perché altrimenti vediamo che chiude ad un prezzo il giorno dopo lo rivediamo che apre a meno 20 ma, ma come è, è aperto a meno 20? che è successo? no, perché magari durante la notte Bitcoin perde il 20%. Noi però lo strumento finanziario regolamentato non lo possiamo vendere durante la notte, dobbiamo aspettare l'apertura del giorno dopo. Questo per farvi comunque un esempio tra cripto e strumento regolamentato sulla cripto. Oh, quindi se vogliamo acquistare uno strumento finanziario regolamentato che replica l'andamento di una criptovaluta, possiamo passare per la banca. Se vogliamo acquistare una criptovaluta vera e propria, dobbiamo passare per gli exchange. Per chi parte da zero, quali possono essere i principali exchange da utilizzare per prendere anche dimestichezza con il mondo delle criptovalute? Quelli un po' più semplici da, da usare, eh, quelli più, un po' più grandi, più sicuri, tra virgolette, che, hanno maggiori, che danno maggiori garanzie all'investitore. Andiamoli a vedere. Diciamo che i principali exchange di criptovalute sono, sono tre, poi ce ne sono anche tanti altri. Andiamo a prendere proprio i più grandi perché non vogliamo addentrarci eh, in tanti exchange, magari piccolini, strani. Il primo per grandezza è Binance. Binance è un exchange gigantesco, eh, internazionale, dove possiamo andare ad acquistare e vendere criptovalute. Eh, possiamo andare ad acquistare anche con il nostro conto corrente, con la nostra carta, quindi... Uno dice: Ma io eh, ho gli euro sul conto. Come faccio ad acquistare una criptovaluta? Entrando sull'exchange, eh, potete utilizzare o la carta o fare un bonifico, quindi il vostro conto corrente, per poter convertire i vostri euro in, ad esempio, bitcoin. Ovviamente il consiglio è sempre di partire dalle cripto più grandi, non andare eh, nei, nei progetti piccolini, strani, dove rischiate di perdere tutto. Uno è Binance, poi abbiamo Coinbase, Coinbase è broker, anche qui exchange eh, americano, quotato anche in borsa, gigantesco, molto semplice da utilizzare, pratico, eh, anche lì ci permette di acquistare le cripto con i nostri euro, con la carta oppure facendo, facendo, facendo un bonifico. Molto semplice, pratico eh, da utilizzare, immediato anche da, da, da utilizzare, attenzione anche all'effetto gamification, perché ce lo rendono molto un gioco e quando ce lo rendono un gioco rischiamo di perdere. La, eh, la, la realtà di quello, di, di quello che stiamo facendo e, e fare magari investire troppo e rischiamo di far danni quindi attenzione quando ci rendono tutto troppo facile, tutto troppo come un gioco comunque eh, intermediario exchange eh, super valido che ci permette di accedere con semplicità anche rapidità al mondo delle criptovalute il terzo è crypto.com. Crypto.com dovreste averlo sentito, fanno la pubblicità ovunque, stanno comprando e investendo in marketing, cifre pazzesche in tutto, in tutto il mondo, anche qui ci permette di acquistare criptovalute. Da, a partire dai nostri euro con la carta o con il conto corrente quindi facendo dei bonifici in maniera super veloce e a costi abbastanza, abbastanza bassi alcune volte fanno pagare addirittura zero per, per alcuni periodi, eh, periodi di tempo e, e tutto in maniera molto, molto immediata quindi anche qui estremamente facile soprattutto per chi parte, per chi parte da zero sono o non sono i migliori qui potremmo parlarci giorni per approfondirli tra l'altro ne abbiamo parlato anche in un altro video vi consiglio di andarlo, di andarlo a vedere eh, però al di questo sono exchange validi che permettono di accedere al mondo cripto con estrema facilità per chi, parte, per chi parte da zero. Questo non vuol dire che facilità non vuol dire che farete sicuramente i miliardi e diventate ricchi in due giorni. No, questo assolutamente, assolutamente no. L'accesso vuol dire che è semplice, non che diventate ricchi. ecco. Ci tengo a dire, visto che abbiamo detto i nomi di questi exchange che. Non siamo stati pagati per dire questi, questi nomi, sono i più grandi che ci sono in circolazione e i nostri contenuti sono sempre indipendenti al 100%, quindi non abbiamo mai preso un euro da nessuno per parlare di, di qualsiasi progetto. Quando parliamo di cose che diciamo nomi è perché li conosciamo, li utilizziamo e sappiamo che sono validi. Poi non sappiamo se sopravviveranno per, per, per sempre, ma ad oggi che sto facendo il video sono tra quelli più grandi, quelli più affidabili. Oh, perfetto, abbiamo acquistato la... Nostra prima criptovaluta passando per uno di questi exchange, eh, abbiamo parlato della conservazione delle criptovalute. Come conservare le criptovalute nel, eh, nel modo più sicuro possibile, più sicuro e affidabile possibile. Prima opzione che abbiamo è lasciarle dentro l'exchange. Quindi le acquisto su Coinbase le lascio su Coinbase, le acquisto su cripto.com le lascio su, su crypto.com e così via. Questa qui diciamo che è la scelta più semplice ma meno affidabile. Meno affidabile non vuol dire che ve le rubano sicuramente, ma dovete stare molto attenti perché se vi rubano l'accesso all'exchange eh, rischiate di, 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 di perdere perder tutto quanto. C'è il vantaggio che l'exchange, ad esempio Coinbase, è centralizzato, quindi c'è una società che lo gestisce e quindi potrebbe essere più semplice, più semplice il recupero eh, dell'accesso al, al, al proprio wallet, anche se ci dimentichiamo le password, però dall'altra parte se ci bucano il wallet... Rischiamo di perdere perder tutto, tutto quanto, se ci rubano, eh, le, le, le criptovalute se vengono trasferite è finita. Quindi è semplice conservarle nel, nel, negli exchange, ma soprattutto se abbiamo tanti soldi, non è proprio il modo, il modo più sicuro. Io qualcosa, ad esempio, ci lascio dentro l'exchange, ma sono, sono, pochi, sono pochi soldi. Soldi che se mi rubano. Eh, Va bene, non succede, non succede niente. Poi abbiamo altri modi, altri, altre possibilità per detenere le criptovalute. Eh, abbiamo, abbiamo detto che i portafogli di cripto si chiamano wallet. Ci sono due macro -tipo tipologie di wallet: gli hot wallet e i cold wallet. Gli hot wallet sono. Ad esempio sono tutti i wallet che sono collegati, collegati ad internet, possono essere i cloud wallet, quindi quelli legati ad un browser, come ad esempio Metamask. Uh, Metamask è un wallet che è collegato a, a, al browser di, di internet, ci permette di conservare le, le criptovalute, ma anche lì se ci hackerano il computer e ci entrano dentro il wallet, ci trasferiscono i soldi, è finita. Se ci perdiamo tutte le chiavi di accesso al wallet, è finita. Eh, oltre ai, ai wallet in cloud come ad esempio Metamask ci sono anche eh, i wallet desktop, i, i wallet mobile che possono essere eh, appunto scaricati e installati sul computer, sul proprio cellulare. Uno di questi per fare un esempio è, eh, è Exodus. Exodus ce lo installiamo sul computer, mettiamo le nostre criptovalute lì dentro, attenzione anche lì eh, che se ci craccano il computer o ci craccano anche il cellulare perché possiamo salvarlo anche sul cellulare rischiamo di perdere tutto quanto ci entrano dentro ci dimentichiamo le password noi tutte le chiavi di accesso non, non ce le dimentichiamo non le abbiamo è finita, non possiamo più recuperare niente. Metamask che è cloud piuttosto che Exodus che è des desktop o mobile, questi sono hot wallet dove eh, insomma, per, per utilizzarli dobbiamo sempre accertarci di eh, utilizzare un computer nostro, eh, una rete internet nostra, privata, a cui non ha accesso nessuno, dobbiamo prenderci tutte le precauzioni possibili e immaginabili. Eh, Dall'altra parte oltre agli hot wallet ci sono i cold wallet. I cold wallet sono quelli... Eh, che vengono in cui noi conserviamo le criptovalute fuori da internet, quindi che non sono collegati ad internet. Ad esempio, sono le classiche chiavette, non lo so, le trezor che, eh, che noi acquistiamo. Le colleghiamo al computer, ci trasferiamo le, le cripto, stacchiamo la chiavetta, mettiamo la chiavetta in una cassetta di sicurezza. Le nostre cripto sono lì, scollegate da internet, nessuno ce le può, eh, ce le può hackerare, ce le può, ce le può rubare a meno che non ci prendano la, la, la chiavetta. Attenzione che se ci perdiamo anche lì le chiavi di accesso uh, all'hardware uh, all wallet è finita, non possiamo più recuperarle, cioè, ci vediamo la nostra bella chiavetta, il nostro bel wallet, ma senza le chiavi di accesso è un pezzo di, di ferraccia, di ferro e plastica che non vale assolutamente niente, quindi anche lì attenti, riduciamo, riduciamo al minimo il rischio di furto informatico, ma abbiamo il rischio di furto fisico, quindi se ce la rubano è finita, se eh, ci perdiamo le password è finita, eh, se, se ci rubano le password e anche la chiavetta è finita, quindi attenzione nella conservazione di questa, eh, di, 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 di questa tipologia di hardware wallet. Occhio anche ad alcune truffe che hanno fatto con gli hardware wallet. Prima venivano venduti su, ad esempio su Amazon. Eh, che, che, che facevano le persone, i truffatori? Compravano il wallet, lo aprivano, lo spacchettavano, ci caricavano eh, il proprio, i, i propri indirizzi, lo rimpacchettavano, lo rivendevano di nuovo su Amazon. Arrivava il, proprio, eh, il, il povero disgraziato che l'acquistava pensando che fosse originale, ma dentro c'era caricato il wallet del truffatore, lo installava nel computer, ci trasferiva le cripto, però in realtà stava trasferendo le cripto su un wallet che non era il suo, ma era del truffatore, e il truffatore si, si prendeva i soldi e, ed era assolutamente irritracciabile. Quindi attenzione anche sugli hardware wallet, quelle chiavette che acquistiamo dove mettere eh, le criptovalute, compriamoli sempre dalla casa madre, la casa che li, produ che li produce li vende, compriamoli sempre dalla casa madre, li paghiamo un po' di più, però siamo molto più sicuri. Non prendeteli ovviamente usati o da persone che ve li vendono che non sapete chi sono. Ordinateli dal sito internet ufficiale della casa che li, che li produce e li distribuisce, questo è fondamentale. Bene ragazzi, ci siamo fatti questa bella scorpacciata di informazioni super utili, andiamo a chiudere questo video con un'altra informazione, con un altro aspetto molto interessante. Partiamo da zero. Dobbiamo iniziare ad investire in criptovalute. Quali criptovalute eh, con quali criptovalute iniziare? La maggior parte dei principianti, attratta da rendimenti facili, eh, che vuole guadagnare tanto in poco tempo, dice, e qui mi arrivano sempre messaggi, in continuazione anche da amici, Ok, Bitcoin ormai è partito. Se compro Bitcoin non posso guadagnare tanto. Io voglio guadagnare tanto in poco tempo, quindi ma no, Bitcoin, non compro Bitcoin, che compro? Devo comprare token che valgono pochissimo perché magari così ci faccio un sacco di soldi. Ho visto eh, l'amico Topo Gigio che ci ha fatto un sacco di soldi, quindi vanno a comprare tutti i token spazzatura. E se vi riempite il portafoglio di spazzatura, il vostro portafoglio non è un portafoglio di investimenti, è un secchio dell'immondizia, che puzza il secchio dell'immondizia, marcisce, ok? Quindi finite, siete, siete principianti, andate a comprare token di progetti del cavolo, Finite per perdere tutto, o tra truffe e eh, token che poi i progetti che poi falliscono, perdete tutto quanto. Allora, se state per iniziare ad investire nel mondo delle criptovalute, non fate questo errore di voler guadagnare tanto in pochi giorni per fare come ha fatto il vostro amico Fortunato che ha fatto un po' di soldi con le cripto. Fatelo con la testa in maniera responsabile. Quindi partite dalle criptovalute principali, quelle più grandi, come ad esempio Bitcoin, Ethereum o le prime per capitalizzazione. Va bene, non farete i fantamilioni, non, farete, non diventerete ricchi in pochi giorni, ma almeno non rischiate di perdere tutto quanto. O comunque, poi c'è la possibilità, chiaro, di, per, di perdere tutto, ma le probabilità si riducono. Quindi questo è fondamentale, soprattutto perché dovete iniziare a prendere confidenza con il mondo delle cripto, quindi... Partite sempre con pochissimo, quello che siete disposti a perdere, iniziate con Bitcoin, Ethereum o quelle più grandi, iniziate anche a movimentarle tra i vostri diversi wallet, da un wallet all'altro. Trasferirli è vero che pagate costi di, di, di commissioni sulle transazioni, ma è vero anche che dovete iniziare a prendere fiducia, a prendere confidenza con il mondo delle criptovalute. Quindi, iniziare comprando un po' delle principali cripto, trasferirvele tra un wallet e un altro, convertirle tra una cripto e l'altra vi permette di eh, prendere. Prendere dimestichezza con questo, con questo mondo, prendere confidenza e iniziare a comprenderlo bene nel, nel dettaglio, capirne anche poi magari le potenzialità. Eh, una volta che avete fatto anche i vostri movimenti e li iniziate a conservare, rimanete prima sulle principali cripto, non, non fate 100.000 movimenti che non servono, non cercate di far trading sulle cripto perché va bene, potete farlo, ma... È difficile il trading su strumenti finanziari regolamentati, figuriamoci con le cripto. Quindi partite dagli investimenti, partite dall'acquistare poche cripto, tra quelle più grandi, salvarvele, conservarvele con la massima cura e vedere che cosa succede nei prossimi anni. Senza scommettere, senza cercare di fare il colpo grosso, il colpo gobbo che vi permette di, di, di cambiare vita, perché poi rimane, rimanete delusi. Si possono avere dei bei rendimenti, ma dobbiamo correre anche dei, dei rischi. E soprattutto dobbiamo approcciare questo mondo con la zucca in maniera responsabile, non da ludopatico che vuole fare i fantasoldi. Se te la vede, ah ma l'amico mio ha fatto un sacco di soldi, quindi adesso mi dà le dritte... L'amico vostro che non sa niente di investimenti, non sa niente di cripto, sa poco, che vedete che ha fatto i soldi con le cripto è perché è stato il lucky idiot. È quello che ha avuto fortuna e si è trovato nel posto giusto al momento giusto, ma se continua, finirà per perdere tutto. Quindi attenzione: anche lì a non farvi convincere da amici che magari stanno facendo i soldi, ma perché si sono trovati nel posto giusto al momento giusto, ma non sanno quello che stanno facendo. Perché chi ha fatto soldi in maniera facile. Senza avere le giuste competenze, finirà per perdere tutto. Anche noi, anch'io ho guadagnato con le criptovalute, ma non è che ah, facciamo la formula magica delle cripto diventiamo, eh, diventiamo milionari. No, ho rispettato le regole di base degli investimenti. Le ho comprati nel 2017, eh, ce ne ho qualcuna, ce le ho ancora oggi. Ribilancio il portafoglio, ci investo quello che posso permettermi di perdere completamente. Quando si apprezzano, tanto le vendo per eh, mantenere sempre quella piccola parte del mio portafoglio nel mondo cripto. Mi sono levato diverse, diverse soddisfazioni, ma non è che dico ah, adesso vi dico la formula magica. No, utilizzo sempre quelle regole. Alcunevo, quando il mercato sale, guadagno, quando il mercato scende, perdo. Ma ho un approccio, seguo, seguo quelle regole e non ho illusioni finte che, che, che non esistono. Attenzione perché questo quest aspetto qui è, è veramente molto, molto importante. Perché, se no, perseguire ciecamente quello che stanno facendo i vostri, i vostri amici o personaggi strani del mondo di Internet rischiate di giocarvi i risparmi di una vita che vi siete sudati, che nessuno vi ha regalato, che avete ottenuto con tanti sacrifici e rischiate di mandare all'aria tutto quanto. Per, per fare che cosa? Per scommettere su un qualcosa che non ha. Che non, ha, che non ha senso, diventate dei ludopatici e non degli investitori. Quindi ragazzi veramente occhio, 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 massima attenzione. Bene, ragazzi, siamo arrivati alla fine questa volta. Davvero di questa guida super approfondita per eh, chi vuole imparare ad investire in cripto, ma parte da zero. Spero che vi sia piaciuta, ma soprattutto che vi sia stata utile. Fatemelo sapere. Come? Cliccando sul tasto col pollice all'insù, eh, iscrivendovi al canale, lasciando un commento qui sotto, insomma, eh, ditemi voi che cosa come vi è sembrata. Condividetelo con i vostri amici perché potrebbero non, eh, non conoscere tutte queste cose. Magari stanno, stanno per iniziare a fare qualche grande cavolata sul mondo delle. Delle cripto, quindi fategli vedere questo video, così magari salvate qualche amico dal baratro perché purtroppo ci sono veramente tante persone che perdono un mucchio di soldi con le criptovalute quando invece in realtà potevano togliersi delle grandi soddisfazioni rispettando delle regole davvero molto, molto semplici. Ragazzi, qui sotto in descrizione trovate anche altri link a video contenuti eh, integrativi sul mondo delle cripto, sul mondo degli investimenti con cui potete ulteriormente approfondire questo mondo. Altrimenti, seguiteci sul canale per tutti i prossimi video sia nel mondo delle cripto che sul mondo degli investimenti io vi ringrazio per essere stati, stati insieme a me per avermi fatto compagnia e noi ci vediamo alla prossima ciao